Il Maurice Lacroix Icon è stato sicuramente uno degli orologi più apprezzati in tutta la community italiana e anche tra i più discussi. Il brand ha però deciso di produrre un nuovo modello, il Venturer. Scopriamolo assieme. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. Said we could meet it when it starts. Salve ragazzi e bentornati su PSQ Watches, io sono Pasquale, benvenuti in questo nuovo video. Come sempre vi voglio ricordare che iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche potete supportare il mio lavoro e farmi capire se vi piacciono i miei contenuti, quindi fatelo e attivate la campanella. Ritengo che a primo sguardo le differenze con il Icon classico siano davvero tantissime. Questo nuovo Venturer mi fa quasi dimenticare il confronto con il Royal Oak, a cui inevitabilmente quando si tratta di orologio a bracciale integrato ti vai a scontrare. In questo nuovo modello noto sin da subito molta più personalità e sportività rispetto alla versione classica, che vuole rientrare invece più in una categoria sport chic. Questo nuovo Venturer porta con sé delle belle modifiche a una delle casse migliori che ci sono sul mercato. Non solo in questa fascia di prezzo, perché ritengo che i dettagli della cassa di questo Venturer, come poi dissi nel video dell'Icon classico, possono rientrare in caratteristiche qualitative di orologi ben più costosi e importanti. Quindi sicuramente dal punto di vista dell'ingegnerizzazione ritengo che anche questo Venturer sia molto molto ben progettato. Le differenze dalla versione classica sono nella ghiera girevole unidirezionale con 120 scatti molto precisi, dove vengono ripresi però i cavalieri che erano caratteristica principale della lunetta dell'Icon. Ritroviamo poi delle spallette proteggi corona che conferiscono un assetto un po' più sportivo ed una corona leggermente più grande ed un fondallo chiuso. Tutte queste caratteristiche messe assieme lo fanno diventare un vero e proprio diver. Abbiamo infatti 300 metri di resistenza all'acqua e possiamo dire che Maurice Lacroix è riuscito ad unire benissimo due categorie di orologi che sono tanto apprezzati negli ultimi anni, quindi gli orologi a bracciale integrato e i diver. Nonostante questo, ritengo che però questo Venturer abbia una linea sì sportiva ma non troppo invasiva. Ha un'eleganza che secondo me deriva dal fatto che di base abbiamo la cassa dell'Icon classico, quindi porta con sé un bracciale e delle linee di cassa che non sono poi così tanto sportive ed invasive, proprio come ad esempio quella di un Pelagos di Tudor o del Seamaster di Omega. La più grande pecca però secondo me sta nelle dimensioni, infatti abbiamo un 43 mm di diametro, fortunatamente come sull'Icon classico Maurice Lacroix è riuscito a fare uno spessore molto ridotto. Per fare un paragone più diretto, questo Venturer mi ricorda un po' la cassa di un Rolex Submariner 6 cifre, dove le dimensioni sono sì importanti ma non così tanto fuori luogo, soprattutto ripeto su un polso come il mio. Avrei sicuramente preferito una cassa da 40-41 mm in questa versione diver, quindi basandoci poi sulla cassa dell'Icon classico da 39 mm. Questa grandezza porta con sé però due grandi vantaggi che so che a tanti piacciono. In primis la leggibilità, quindi abbiamo un quadrante leggermente più grande che in una versione magari da 40 mm, e poi abbiamo una presenza sul polso che è molto molto bella, è un bel feeling avere un orologio che ti trasmette tanta solidità quando lo si indossa, ti restituisce una vera e propria presenza sul polso, sentiamo il suo peso, so che a tanti piace e soprattutto negli orologi sportivi è una cosa che secondo me ci sta ed è bella da avere. Passando al quadrante abbiamo invece una lavorazione solaire che conferisce al nero dei bei giochi di luce. Ritroviamo un logo applicato, indici applicati con molta pasta luminescente e di forma veramente interessante. Questa pasta luminescente l'ho trovata molto reattiva e in generale la pulizia del quadrante ritengo sia molto bella, efficace e offre una super leggibilità. In generale il quadrante offre una brillantezza veramente veramente bella che si abbina secondo me perfettamente alla ceramica della ghiera. Troviamo poi un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso che è davvero molto efficace.
All'interno di questo nuovo Venture ritroviamo il Sellita SV200, un calibro che trovo tutto sommato performante e che è perfetto in questa fascia di prezzo. Il fondello è chiuso e ritroviamo una bella lavorazione, nulla di eccezionale, però secondo me in questa fascia di prezzo avere un fondello chiuso ci permette di avere una sensazione in più di professionalità che tutto sommato in un orologio 300 metri ci vuole e che mi piace. Un'altra pecca che molto spesso hanno gli orologi però a bracciale integrato è che difficilmente si possono avere cinturini di ricambio, ma Maurice Lacroix ha creato un cinturino in gomma da poter abbinare al Venturer. La qualità di quest'ultimo è davvero ottima e rende l'orologio comodo e leggero e perfetto per quando si vuole indossare l'orologio senza troppe pretese o comunque sia in un abito ancora più sportivo. Se si utilizza il gomma, infatti abbiamo davanti a noi una versione molto molto più sportiva e che è perfetta da utilizzare magari in mare o durante delle giornate dove siamo un po' più in movimento. Vedo questo orologio veramente perfetto per l'estate, con il cinturino in gomma per il mare e per le gite e per la sera per donargli un tocco in più di eleganza, grazie al sistema EasyLink che ci permette di cambiare in modo velocissimo il cinturino, passare al bracciale in acciaio, che è uno dei bracciali secondo me migliori in questa fascia di prezzo. Le mie impressioni sono più che positive anche per questo Venturer, come ho già detto la qualità costruttiva è veramente elevatissima, un po' come dissi poi anche dell'Icon Classico. Questa versione Diver sicuramente porta con sé tanta più personalità, una bellezza che va un po' fuori dal coro anche se vogliamo, e a me piace particolarmente questa nuova versione Diver di Maurice Lacroix. Avendoli provati entrambi, sia l'Icon Classico che il Venturer, posso dire che effettivamente Maurice Lacroix ha davvero fatto centro con una linea che già con l'Icon Classico stava andando molto bene e che ora ha riproposto in una versione, in una veste ancora più sportiva. Molto spesso in questa fascia di prezzo molti brand non ci trasmettono quel vero senso di qualità, ma per me Maurice Lacroix ha davvero fatto centro sotto questo punto di vista. Il posizionamento sul mercato, come dissi poi anche dell'Icon, è veramente veramente eccezionale e penso che veramente abbiano creato qualcosa di molto molto interessante, che piace tanto, che ha venduto tanto, l'Icon Classico ha venduto tanto e sono sicuro che anche il Venturer venderà tanto, proprio perché in questa fascia di prezzo hanno un qualcosina in più per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e la qualità intrinseca dell'oggetto. Quindi tutto sommato mi sento anche di consigliare magari questo Maurice Lacroix a chi è interessato ad avere un orologio importante sui 2000 euro. Per concludere, quindi, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ritengo che possiamo tranquillamente paragonarlo all'Icon tradizionale. Per quanto riguarda invece la storia dell'Homage, ritengo che qui abbiamo fatto un vero salto in avanti. I veri competitor che vedo bene a questo Maurice Lacroix sono l'Aquaracer di Tag Heuer o l'Oris Aquis. Voi, tra queste tre alternative, quale preferite? Scrivetemelo nei commenti e ditemi anche cosa ne pensate di questo nuovo Maurice Lacroix. Il video è finito, come sempre ti ricordo che mi puoi seguire sui miei social, su Facebook, su Instagram e su Telegram, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie della visione e a presto. Ciao!